Arriva Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, picchiaduro a scorrimento che ci fa tornare bambini. Vestendo i panni delle tartarughe più famose della TV, ci verrà chiesto di salvare il mondo dalla vendetta di Shredder. Il gioco è disponibile dal 16 giugno 2022 per PC, Xbox One e PS4, ma è giocabile in retrocompatibilità anche su Xbox Series X e PS5. E ovviamente è disponibile anche su Nintendo Switch. Siete pronti ad affrontare il clan del piede? Ecco la nostra recensione. Prima di iniziare, vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiocitalia.it trovate la recensione in forma scritta. Buona visione! Quando il gioco è stato annunciato, sembrava di essere tornati agli anni 90. I ricordi hanno preso in un attimo il sopravvento e l'effetto nostalgia ha rapito il cuore di tutti i fan. Sembrava di rivivere gli anni d'oro delle sale giochi, dove i ragazzi si riunivano per giocare dopo la scuola e dove non mancavano i giochi delle tartarughe ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles di Arcade Game è stato uno dei primi giochi in Italia a offrire la possibilità di giocare con 4 giocatori contemporaneamente. Questo, insieme alla grafica accattivante, lo rese uno dei giochi più amati di tutti i tempi. E poi erano le tartarughe ninja. I personaggi creati da Kevin Eastman e Peter Laird hanno in poco tempo monopolizzato il mercato, soprattutto dei giocattoli, arrivando a competere e superare le vendite di He-Man and the Masters of the Universe e dei Transformers. Ma il titolo quindi è un mero tentativo per far sborsare soldi ai nostalgici? Assolutamente no. Shredder's Revenge è un gioco moderno, ma sembra arrivato direttamente da uno show televisivo anni 80. Per essere più precisi, da quella perla che fu Tartarughe Ninja del 1987, da noi arrivata qualche anno dopo. Pubblicato da Dotemu, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge attinge sia dai giochi che dalla serie TV, riportando su schermo le epiche lotte tra Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo contro Shredder, Krang e il clan del piede lungo le vie di New York City. La città è qui divisa in 16 livelli, tratti dai titoli precedenti, in un tripudio di botte, divertimento e pizza. Il gioco ha come sfondo luoghi famosi già visti nella serie animata e nei vecchi titoli. Troviamo la redazione di Channel 6 piena di ninja, la metropolitana sotterranea dove i topi regnano, il museo di storia naturale dove i triceraton si nascondono tra i reperti e lo zoo dove incontreremo qualche personaggio secondario dimenticato. Ogni livello è infatti disseminato di easter egg e personaggi famosi e non del franchise. Ma non vi spoileriamo nulla per non rovinare la sorpresa. Ciò che è importante è l'incredibile abilità degli sviluppatori di Tribute Games nel creare qualcosa di nuovo pur mantenendosi in linea con il gioco arcade dell'89 e il sequel Turtles in Time del 91, ritenuto il migliore in assoluto fino ad oggi. Ma com'è il gioco? Colorato, pieno d'azione e stracolmo di strizzatine d'occhio e cenni ai giochi arcade che lo hanno ispirato, ma dai quali sa intelligentemente distaccarsi. Di base i picchiaduro a scorrimento erano progettati per essere tanto difficili da far perdere il più possibile i giocatori, ma qui non è così. Le tartarughe ninja, insieme al maestro Splinter e gli amici April e Casey, possono muoversi liberamente su schermo, senza limitazioni. Saltando più agilmente, rotolando e schivando senza difficoltà, il gameplay diventa più fluido e più bello dei predecessori. Quando si è circondati da nemici o si viene bersagliati da determinati attacchi che invadono lo schermo, non si dovrà rimanere immobili attendendo il proprio crudele destino, ma si potrà evitare agilmente l'attacco e contrattaccare, ma questo si padroneggerà con la pratica. I nemici saranno comunque agguerriti e pronti a sbarrarci la strada, ma grazie alle combo, i colpi in salto, i montanti e le tecniche speciali sarà interessante affrontare i vari gruppi dei variegati avversari. Ognuno dei personaggi selezionabili è un mix diverso di forza, velocità e con diversi raggi d'azione. Questo ci permetterà di scegliere chi si sposa meglio col nostro stile di gioco, oppure farà da metro di giudizio per creare un team più completo e variegato. Ma a parte queste aggiunte, questo è ancora lo stesso tipo di gioco che i fan dei vecchi cabinati arcade conoscono e amano. Pur avendo 16 differenti livelli di gioco, questi purtroppo sono divisi in due grandi tipologie. Abbiamo i livelli classici, in cui gli eroi si spostano da sinistra a destra e combattono tutto ciò che si muove fino al boss di fine livello, e i livelli con l'overboard.
Questi ultimi sono i più impegnativi, molto più frenetici, saturi di nemici e con i movimenti limitati a causa dello skate che abbiamo sotto i piedi. Insomma, i migliori livelli per perdere vite. Abbiamo due modalità di gioco, arcade e storia. Entrambe offrono tre livelli di difficoltà, facile, medio e difficile. La modalità arcade è l'esperienza classica, con vite limitate e nessun salvataggio. La modalità storia invece è più semplice, non ha limiti di vita e permette di progredire nella storia su una mappa con vista dall'alto pixelata, che sembra una citazione al più celebre Teenage Mutant Hero Turtles a causa della censura per SNES. Nella modalità storia sarà possibile completare missioni secondarie per ottenere punti che sbloccheranno nuove abilità per ogni personaggio. La progressione della storia e le abilità vengono salvate tra le sessioni di gioco. Nell'arcade invece si ricomincia dal punto di partenza e non si avranno potenziamenti sbloccabili. Nonostante sia molto ripetitivo, cosa che potrebbe svogliare i giocatori meno interessati ai beat'em up, è un titolo talmente buono a livello tecnico che non si vede l'ora di tornare in azione per le vie di New York a salvare la giornata a colpi di nunchaku e pedate. Altro punto forte del gioco è sicuramente la colonna sonora, abile insieme di remix di brani familiari dei giochi originali, insieme a qualche novità. Tra i brani completamente nuovi troviamo pezzi di Ghostface Killah e Mega Run. Per non parlare poi della difficoltà. Il team di sviluppatori di Tribute Games ha svolto un ottimo lavoro nel ridimensionare la difficoltà con più giocatori, aggiungendo più nemici e aumentando la loro aggressività con ogni nuovo giocatore che entra in partita. Questo offre nuovi livelli di sfida che possono spingere i giocatori a rigiocarlo con amici, magari sperimentando i devastanti attacchi di squadra. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge è esattamente come appare. Una rivisitazione realizzata con minuzia e amore dei picchiaduro a scorrimento arcade delle Tartarughe Ninja, ma bisognava aspettarselo da uno dei migliori sviluppatori di beat'em up del settore di oggi. È il gioco perfetto da possedere quando con un gruppo di amici si vuole giocare a qualcosa di semplice, divertente e che può essere comodamente completato in una sola serata o magari due. Purtroppo la fatica inizia a farsi sentire verso la fine della campagna, dove la ripetitività diventa più forte e iniziano a pesare le ore di gioco. Ne bastano due e una manciata di minuti per completare la campagna, ma nonostante tutto è un gioco che presenta davvero pochissimi difetti. Lo stile pixelato cartunesco, la varietà dei nemici e dei personaggi e le musiche di accompagnamento, assieme a un comparto tecnico di alto livello, lo rendono davvero un gioco superlativo. Il costo non è nemmeno proibitivo e si aggira sui 25 euro. Assolutamente consigliato a tutti gli amanti del genere. Ma ci sentiamo di consigliarlo anche ai non fan e di dargli una possibilità. Soprattutto se consideriamo che l'Xbox Game Pass lo offra gratuitamente ai possessori dell'abbonamento. Anche questo video giunge al termine, noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like, iscrivetevi con la campanella attiva e commentate per farci sapere cosa ne pensate di Shredder's Revenge. Un saluto e alla prossima!